All Behalf for All, ovvero per tutti, è il titolo dell'incontro che si è svolto ieri presso il Museo Archeologico di Olbia. Non un lancio del progetto, ma piuttosto un modo per informare e coinvolgere il terzo settore in azioni di inclusione e innovazione sociale. Al centro il Teatro Michelucci, la nascita del Laboratorio Nazionale di Archeologia Subacquea, l'adeguamento e valorizzazione della rete sentieristica del territorio comunale. All'incontro pubblico aperto dal sindaco Settimo Nizzi hanno partecipato numerose associazioni ed enti, compresi l'ASPO, che si occupa del trasporto pubblico urbano, e il CIPNES, Consorzio Industriale Provinciale Nord-Est Sardegna, un protocollo d'intesa firmato nel maggio dello scorso anno tra il Comune di Olbia e l'autorità di gestione Agenzia per la Coesione Territoriale, finalizzato ad attuare le azioni previste all'interno del programma operativo nazionale PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Per gli interventi di inclusione e innovazione sociale sono stati chiesti finanziamenti per circa 7,8 milioni. Nell'ambito del progetto, fra le varie azioni, sono previste borse di lavoro, bandi per i giovani, tirocini formativi, laboratori teatrali e di restauro e iniziative per la gestione dei beni culturali.